Fang di Zenzero. Buongiorno, io sono Camelia e oggi prepariamo insieme omini pan di zenzero. Vediamo insieme il modo di preparare i 260 g di farina 00, 80 ml di olio di semi di girasole, 140 g di miele, miele di tilio. Io ho messo il miele di tilio oggi. 2 uova. Bicarbonato, mezzo cucchiaino, circa 3 grammi di bicarbonato di sodio. Un pizzico di sale. Un pizzico di noce moscata. Un cucchiaino di canela. Zenzero, io l'ho usato fresco, grattugiato, circa 2 cucchiaini, oppure zenzero in polvere, un cucchiaino e mezzo di... E per glassare gli omini di pan di zenzero abbiamo bisogno di miele, quanto basta, lo zucchero a velo e albume. Ora iniziamo, ci servono 2 ciotole e una frusta. In una ciotola mettiamo le polveri, mettiamo la farina, 260 g di farina, mettiamo il sale, un pizzico di sale, mettiamo un bicarbonato, un mezzo cucchiaino di bicarbonato, sono circa 3 g di bicarbonato di sodio. Mettiamo un cucchiaino di canella. Un pizzico di noce moscata. Mettiamo due. E lo zenzero, se lo mettiamo in polvere. Mettiamo dove stanno le farine. Se me lo mettiamo come lo metto io oggi, lo zenzero fresco, lo mettiamo nella ciotola con le uova. Mescoliamo. Quest'altra ciotola mettiamo 2 uova, l'olio, 80 ml di olio di semi di girasole, il miele, 140 g di miele, io ho messo il miele di tilio. Lo zenzero, mettiamo tutto e mescoliamo. Mescoliamo bene, mescoliamo bene bene bene. Ora aggiungiamo la farina poco alla volta. Alla fine assaggiamo il composto per vedere se è buono, deve
delle spezie. Mettiamo tutta la farina adesso. Mescoliamo. Questi omini si fanno un attimo e sono buonissimi. Assaggiamo il composto, eh? È buono. E mettiamo tutto in un sacco a posto. Un po' per volta. Abbiamo messo tutto il composto, adesso chiudiamo qui. Prendiamo la nostra forma di silicone con i nostri omini e me li riempiamo a metà, stringiamo bene, tagliamo la punta. Adesso riempiamo i nostri stampini. Abbiamo riempito, sbattiamo piano piano. Sbattiamo e inforniamo a 190 gradi circa 10-15 minuti. Mettiamo al forno, appoggiamo tutto qua. Prepariamo la massa per decorare. Abbiamo bisogno di miele quanto basta, lo zucchero a velo quanto basta e di albume. In una ciotolina mettiamo poco poco albume. Aggiungiamo il miele. Mettiamo per il momento un cucchiaino di miele. E mescoliamo bene. Serve anche una goccia di limone. Questa sarà la nostra glassa. Mettiamo un po' di albume con lo zucchero a velo. Prendiamo lo zucchero a velo e mescoliamo. Aggiungiamo anche un goccio di limone e mescoliamo.
aggiungiamo lo zucchero. Zucchero a velo. Questa è la glassa con lo zucchero a velo e albume, una goccia di limone, e questa è la glassa al miele. E con questa spalmerò sopra tutta la superficie. I nostri omini sono grandi, sono bellissimi. E adesso li giriamo. Guardate, la forma io non l'ho imburrato, l'ho lasciato proprio così, che non c'è bisogno a questa forma. Oh, sono delicatissimi, guardate, bellissimi. Abbiamo fatto il nostro cono. Stringiamo bene. Lo appoggio in un bicchiere e mettiamo la glassa reale. Con un pennellino, qua abbiamo il miele con il albume, giriamo, e questi li decoriamo così, spennelliamo con miele con albume. Questa operazione si fa subito quando sono li facciamo uscire dal forno. Adesso li giriamo piano piano e spegneliamo. Questi altri omini, chiudiamo il nostro cono. Guardate, tagliamo la punta. Omini di pan di zenzero. E adesso riempiamo con il resto di impasto che ci è rimasto. Guardate. E riempiamo e mettiamo al forno.
Me ne riempiamo a metà. Se usate un altro tipo di farina, l'impasto esce più duro quando lo mettete, vi bagnate la mano un poco l'acqua e appoggiate per sistemare i omini sopra, così piano piano. Adesso mettiamo al forno a 190 gradi, circa 10-15 minuti. Abbiamo uscito anche la seconda. Oh. Li mettiamo, li decoriamo. Riempiamo con il resto dell'impasto. Mettiamo tutto così, sbattiamo. Come ho detto, se non esce bene con il dito, con un po' di acqua, appoggiamo sopra e mettiamo al forno. E metà li decoriamo con la glassa di miele e metà con ghiaccio areare. Guardate, vedete come quando si asciuga, come viene. Miele con albume, pronti anche questi. Oh, guardate che bellezza! Li decoriamo con miele e albume e tre con la glassa reale. Occhi, il nasino, la bocca. I bottoncini. Questi sono i miei omini pan di zenzero. Vi ringrazio tanto che siete stati con me oggi, che mi avete fatto compagnia. La ricetta stampabile la trovo sul mio blog. Colori, profumi e sapori di un dolce di camomilla. Vi ringrazio tanto, vi auguro una buona giornata.